Salve a tutti, bentornati a questa nuova lezione di storia. Allora, oggi nella nostra puntata di storia moderna andremo a vedere uno dei momenti principali praticamente della storia moderna, che è quello della Rivoluzione francese. Ma prima di poter parlare direttamente di quello che è successo in Francia sul fine del 1700, bisogna fare un quadro generale della situazione economica e sociale di quella nazione. Allora, innanzitutto bisogna dire che era ancora presente la monarchia assoluta. Bisogna dire che quello che era praticamente l'idea illuminista non era purtroppo attecchita come molti pensatori francesi avevano sperato sulla propria nazione, ma soprattutto sulle idee del proprio sovrano. In quel momento, infatti, avevamo Luigi XVI al trono dal 1774 al 1793. E bisogna ricordare che in Francia c'era una crisi politica, sociale ed economica. Una crisi economica che, come abbiamo visto nelle altre puntate, era dovuta anche a un praticamente problema che veniva dalle guerre che la Francia aveva combattuto, erano le guerre per quello che riguardava le colonie in America, delle guerre in Europa, delle guerre interne anche. E tutto questo aveva praticamente creato una sorta di emorragia economica dove tutti i soldi erano stati utilizzati per queste guerre, ma non solo, perché bisogna ricordare che la Francia aveva anche tre classi sociali ben distinte, quelle che venivano ordinate praticamente con i tre ordini sociali, dal clero alla nobiltà, e poi vi era il terzo stato. Il terzo stato, che era quello più numeroso, era composto praticamente da quelle che erano la parte lavorativa della società, dalla borghesia agli artigiani, ai contadini, agli operai. E in questo periodo il terzo stato se la passava malissimo. Perché? Perché tutti quei soldi che la nazione e il re, col suo potere assoluto, cercava di prendere per poter combattere quelle guerre o vivere semplicemente nel lusso e nello sfarzo della reggia di Versailles, le prendeva quei soldi dalle tasse che incombevano sul terzo stato. Addirittura nella zona o nella quella che è la parte del settore primario del paese, quello dell'agricoltura e dell'allevamento, vedeva ancora delle forme di corvée, che erano praticamente dei diritti feudali che andavano a colpire il terzo stato, dove i contadini o praticamente gli allevatori dovevano prestare delle giornate di lavoro gratuito ai propri signori. Tutta questa situazione aveva creato praticamente un clima non favorevole, soprattutto a livello sociale, per quanto riguarda questo terzo stato. Cosa succedeva? Succedeva che Luigi XVI a un certo punto, vedendosi uno stato indebitato, un regno che stava avendo dei grossi problemi politici e economici, decise di cercare una piccola soluzione, e per risanare le casse dello stato, per risanare praticamente un po' di problemi, cercò di portare alla corte di Versailles un importante economista, Turgot, e un banchiere svizzero, Necker. Loro sarebbero stati due nuovi ministri che avrebbero dovuto cercare di risanare in qualche modo le casse dello Stato, o perlomeno politicamente di aiutare questa situazione, di mettere a posto un pochino questa situazione. Purtroppo però tra il 1786 e il 1789 la situazione peggiorò. Infatti, Necker e Turgot, soprattutto Necker, decisero che le tasse per poter essere o per poter rimpinguare le casse dello Stato, anche la nobiltà e il clero avrebbero dovuto pagare queste tasse, allorché vengono i nobili e gli ecclesiastici ad un accordo tra di loro e decidono di convocare gli stati generali. Allora,
Gli stati generali, infatti, erano praticamente un'assemblea in cui vi erano coloro che erano stati eletti praticamente che erano stati eletti per quanto riguarda il clero, la nobiltà e anche il terzo stato. Però all'interno di questi stati generali anche il terzo stato, cioè quello dei borghesi, dei contadini, della popolazione più povera, voleva avere una propria parola. Voleva infatti che queste riforme di Necker e di Turgot potessero essere messe in atto e così anche il clero e i nobili dovessero pagare le tasse. Cosa succedeva? Succede che vengono poi aperti quelli che sono gli stati generali nel 1789. Queste praticamente assemblee popolari vedevano una riunione della quale si sarebbero dovuti prendere quelli dove si potevano fare delle praticamente richieste e direttamente mandarle al sovrano. Questi stati generali, quando si aprirono, videro il terzo stato, cioè quello più povero, avere ancora fiducia nel re. Infatti, nel corso di queste assemblee, il terzo stato preparava dei documenti scritti da presentare al re chiedendogli che potesse avvenire questa forma di giustizia e che così anche la nobiltà e il clero pagassero le proprie tasse. Dall'altra parte, invece, i nobili e il clero volevano a tutti i costi che la situazione rimanesse invariata e che le tasse le dovessero pagare soltanto i cittadini più poveri. Allora, a un certo punto si riuniscono praticamente i tre ordini: si riuniscono nobiltà, clero e terzo stato, borghesia, quelli che sono i contadini, quelli che sono gli artigiani. In questa riunione si sarebbe praticamente dovuto votare. La votazione doveva, secondo il terzo stato, essere effettuata per testa. Cosa vuol dire? In pratica, ogni gruppo di stato, cioè quello che era il clero, aveva un tot di rappresentanti, che erano circa praticamente 300. La nobiltà aveva altri circa 300 rappresentanti, il terzo stato ne aveva invece circa 600, quasi il doppio. Infatti rappresentava la maggior parte della popolazione. Allora il terzo stato voleva che si votassero, che si facesse proprio una votazione per testa, così che avrebbe vinto una maggioranza democratica. Invece, cosa succedeva? Succedeva che gli altri due gruppi, cioè nobiltà e clero, volevano che si votasse per ordine, cioè ai gruppi, primo, secondo e terzo gruppo. A questo punto sapevano che avrebbero avuto la maggioranza perché due su tre avrebbero votato contro il pagamento delle tasse della nobiltà e del clero. A questo punto, però, cosa succede? Succede che il sovrano, non volendo perdere la fiducia e il consenso dei più ricchi, respinge la richiesta del terzo stato e decide di sciogliere la riunione. In questo momento il terzo stato si trova soverchiato praticamente dal pagamento di tutte le tasse e decide di praticamente riunirsi e di formare un'assemblea nazionale. Questa assemblea nazionale viene formata il 20 giugno 1789 e si riuniscono tutti dove praticamente si faceva il gioco della pallacorda nella sala della pallacorda. In questa riunione avrebbero dovuto creare praticamente una costituzione e giuravano di non sparsi. In questo modo sarebbero andati uniti a formare una costituzione contro gli altri due stati, clero e nobiltà. A questo punto, però,
Luigi XVI decide di licenziare Necker, che aveva proposto inizialmente il pagamento delle tasse a tutti, e decide addirittura di praticamente far arrivare delle truppe armate a Parigi, perché la situazione gli stava sfuggendo di mano. A questo punto, non solo i personaggi presenti nell'assemblea generale a andare contro il re, ma è tutta la popolazione che decide di allearsi e di insorgere a favore dell'assemblea nazionale. Infatti, la popolazione il 14 luglio 1789 si ribella. E in questa ribellione la prima cosa che fa è quella di assediare e di prendere la Bastiglia. La Bastiglia che era una fortezza, un carcere fortificato dove erano stati praticamente rinchiusi i maggiori praticamente avversari politici del re, della nobiltà e del clero. La rivolta inizia a dilagare non solo a Parigi, ma tutto intorno. Addirittura inizia quello che è il periodo della grande paura, dove i contadini, gli artigiani e tutte le persone intorno a Parigi si ribellano e addirittura uccidono i nobili, alcune case e molti castelli o palazzi vengono dati alle fiamme. Quindi l'Assemblea Nazionale Costituente in quel momento vota l'abolizione di tutti quelli che sono i privilegi della nobiltà e dei diritti feudali precedenti. Inizia appunto il periodo della Rivoluzione francese.